Sandro Locatelli, capolista della Lega, oggi la vostra presentazione, presentaceli tu allora i tuoi candidati, Alessandra, visto che sei anche la segretaria cittadina. Assolutamente sì, siamo qua, siamo orgogliosi di presentare la lista della Lega Nord per le prossime elezioni, perché si tratta di uomini e donne innanzitutto molto coraggiosi e che sono qui perché vogliono dire per prima cosa che devono combattere per difendere la nostra città, una città invasa, una città degradata, una città che ha bisogno di tornare viva, di essere vivibile per i cittadini, per i turisti, una città veramente che deve ritornare ad essere quello che era una volta. Ci aspettiamo per i prossimi mesi nuove ondate di clandestini e questi uomini e donne della Lega Nord sono pronti a combattere da adesso fino al prossimo mandato per portare avanti le nostre battaglie. Abbiamo persone di importanza quali Claudio, che è qua con noi, che non ha bisogno di presentazioni, ma è il responsabile economico della Lega Nord. No, presentiamolo, presentalo Alessandro. Claudio Borghi Aquilini è responsabile del Dipartimento di Economia della Lega Nord federale ed è un onore averlo in lista con noi. Ecco, allora Claudio, sentiamo anche te. Alessandra è la capolista, tu hai accettato anche tu questa sfida come lei, giusto? Io penso che dobbiamo combattere tutte le battaglie che abbiamo davanti, questa è una importantissima perché le prossime elezioni politiche, che saranno quelle con cui si deciderà il destino dell'Italia, non lo dico tanto per dire, ma sono convinto che sia così, saranno lanciate da quello che sarà il risultato a queste comunali. Se ci sarà un forte risultato del centrodestra e nello specifico della Lega Nord in queste comunali, tutta la narrazione che esiste soltanto il declino PD e il declino 5 Stelle, vedete che sparirà e forse ci saranno delle possibilità di cambiare veramente le cose. Io sono qui come garanzia di serietà, sono qui come garanzia del peso e dell'importanza che Cuomo ha per la Lega Nord. Abbiamo cercato di mettere quanto più impegno potevamo e penso proprio che poter dare un po' del mio a una città che amo, una città che frequento da quando sono bambino, sia un grande regalo che la Lega mi ha fatto. Senti, un'ultima cosa Claudio, tu sei esperto anche di numeri, no? Perché parli, a che numeri possiamo dire puntate ad arrivare? È presto? È prematuro? Hai un'idea? Puntiamo a essere il primo partito di Cuomo.